Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se questo video vi piace, ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me. Se poi effettivamente per voi è assolutamente gratuito, per me è importante perché nel momento in cui aumenta anche il numero degli iscritti al canale, migliora il mio percorso qui su YouTube e quindi se vi va di iscrivervi e di sostenermi, da questa parte compare la campanellina, ricordatevi di evidenziarla alla voce tutte, così anche man mano che io metto online i video, puntualmente vi dovrebbe arrivare la notifica e insomma così seguirmi diventa insomma decisamente più comodo e più agevole. Allora, è da un po' che propongo questa specie di tipologia format. Nel frattempo, come vedete, insomma, dal mio abbigliamento ho la giacca perché insomma penso ormai in tutta Italia non è ancora arrivato il freddo terribile, ma insomma le temperature fortunatamente anche si sono abbassate. Allora, sì, non c'è nessun nesso tra l'argomento del video e le temperature che si sono abbassate, anzi, in un certo senso magari sì, perché ho scelto 5 mascara, non sono riuscita a trovarne 10, ma insomma difficilmente quando si tratta di mascara, però mai dire mai, arrivo a 10 che è questo numero che piace tanto al signor YouTube. E quindi diciamo top, flop, insomma andrò un pochino a raccontarvi quella che è la mia esperienza e fare le mie considerazioni. Questi sono tutti mascara low cost di, scusate, che video sarebbe senza il prurito al naso? Indicativamente qui siamo sotto i 15 euro sicuramente, alcuni anche sotto i 10. In futuro posso assolutamente cambiare idea, cioè ci mancherebbe, la mia vita come il mio percorso su YouTube fortunatamente è qualcosa di dinamico e in evoluzione, assolutamente non qualcosa di statico, ma da un po' preferisco investire ogni 30-40 giorni un po' di soldini effettivamente nel fare, per quanto mi riguarda, la laminazione ciglia in un mio centro estetico di fiducia e andare poi, vabbè, ho anche il primer che probabilmente vi ho mostrato in qualche altro video che magari mi capiterà di rimostrarvi. Amo quello e da un po' utilizzo sempre quello, ma insomma, non arrivare a spendere più di 20 euro per un mascara. Poi magari, perché no, anche provare nelle mini size mascara un po' più high cost con qualche sconto. Diciamo che da un po' di tempo a questa parte, questa è un po' tra virgolette la mia filosofia e quindi cominciamo con il mascara. Io ho voluto, perché mi ha stupita veramente piacevolmente, riproporvi questo mascara di Rimmel, Wonderfully Real mascara with keratin, quindi un mascara anche con keratina. Questo è lo 001 Black. Tra l'altro viene riportato che ha 12 mesi di PAO. Allora, magari è una cosa stra scontata, perché insomma immagino che chi sceglie di guardare questa tipologia di video insomma, ne abbia provato parecchi mascara e ami provarne parecchi, quindi insomma un po' i fondamentali li conosce, ma magari c'è qualcuno che si è imbattuto in questo video per la prima volta, proprio visto come lo si utilizza, il PAO riportato sul mascara è almeno di 2-3 mesi in meno, ecco, quindi un PAO di 12 mesi si va a calcolare un PAO di 9 mesi, ecco, indicativamente proprio per come si va ad utilizzare il tipo di prodotto.
credo di essermi spiegata, eventualmente non esitate poi a chiedere giù nei commenti. Questa mascara che probabilmente si può reperire anche in qualche catena di supermercati, quelle un pochino più grandi, con un reparto beauty un pochino più fornito, certo, almeno da Tigotà, poi non so se in altre catene di drugstores c'è la possibilità di vedere anche cioè il tester, quindi si può vedere lo scovolino con un minimo anche di calma prima se optare o meno per l'acquisto. C'è anche questo mio video, quindi insomma chi magari lo trova ad un prezzo sicuramente inferiore di Tigotà, magari anche su Amazon o al supermercato, quindi adesso io vi faccio vedere così lo scovolino e ve lo metto così o anche così, ecco, che quindi chi ha voglia di andare a fare uno screenshot, poi magari se lo va anche ad ingrandire, insomma, ha un'idea di quello che è. Comunque è uno scovolino con i dentini in silicone. Mi piace molto perché asseconda molto bene la curvatura che fornisce il trattamento di laminazione ciglia alle ciglia. Devo dire che più lo uso e più mi piace, per questo anche che ho scelto di riparlarvene. Se appunto utilizzate anche mascara con i dentini con l'applicatore con i dentini in silicone, un attimino lo si avverte sulle ciglia, questo sì, quindi se proprio non sopportate la sensazione lasciate perdere, ma se per voi è un'opzione io assolutamente vi consiglio l'acquisto di questo mascara. Altra cosa, da un po', sì, probabilmente anche qualche anno, utilizzo il primer ciglia e poi mai un mascara solo, ma in combo due mascara. Da un po', ma anche qui pian piano si imparano nuove cose. La vita fortunatamente è qualcosa di dinamico e non di statico, e fortunatamente anche in evoluzione, come in qualche modo anche e fortunatamente il mio percorso qui su YouTube. Quindi ripeto, potrebbero cambiare le cose, ma amo molto utilizzare la combo dei due mascara neri, uno con i dentini in silicone e l'altro invece con lo scovolino e l'applicatore non in silicone. Quindi adesso, ecco, giusto così vi faccio vedere. E questo ve lo tengo così, ecco, li teniamo così. Questo è il Big Pop di Wet n Wild, per esempio una combo di due mascara da usare, che secondo me è molto valida. Allora, altra cosa, poi qui non so quanto si vede avvicinandolo, qui c'è il particolare della coroncina, cosa che insomma a me l'idea della principessa piace anche molto. E qui c'è proprio la corona della principessa, insomma, quindi anche un pack veramente carino per mascara, che sì, Big Poppa è un mascara che può essere decisamente low cost, perché in offerta su Amazon si può trovare anche a meno di 5 euro. Per chi ha l'occasione di viaggiare in Croazia, mi pare che come catena di drugstores sia presente anche in Austria, però non ricordo se ha lo stand di Wet n Wild. In Croazia invece, insomma, nei vari punti vendita di questa catena di drugstores che è Bipa, adesso non so se la pronuncia sia corretta, comunque Barimola, Palermo, Ancona, si trovano tanti, cioè si trova uno stand ben fornito di Wet n Wild, e quindi è facilmente reperibile Big Poppa. Allora, in questo caso, eccolo qua,
Io ve lo lascio per chi preferisce, si può farsi lo screenshot mentre io lo tengo in orizzontale e anche così per chi invece preferisce farsi uno screenshot mentre io lo tengo in verticale. Abbastanza impregnato di pigmento nero. Diciamo che per chi comunque di suo ha le ciglia piccoline, questo secondo me come misura, ecco, anche grandezza dello scovolino, un pochino il massimo, con scovolini più grandi per quanto poi si possano scaricare, ecco, questo assolutamente vi consiglio di scaricarlo un po' prima dell'utilizzo, no. Pigmento nero, non così, passatemi il termine, assoluto, ma comunque presente. Ed è molto bello poi come va ad, qui ve lo riprendo, ad aiutare e assecondare ancora di più la curvatura e l'effetto allungante che nel mio caso insomma è dato da il ricorrere ogni 30-40 giorni alla laminazione ciglia, applicazione del primer ciglia e poi tra le varie, questa combo di mascara. Poi, facciamo così. Altro mascara, questo è Pupa Vamp. Ritengo che tra i vari mascari Pupa Vamp ci siano spesso referenze quantomeno interessanti. Non vi consiglio, almeno nei punti vendita delle catene di drugstores italiane di comprare singolarmente i mascara Pupa Vamp, ma quando si trovano le pochette dove magari il mascara viene abbinato alla matita, alla mini size di struccante bifasico, chi più ne ha più ne metta nei cestoni scontati, credo sia da Tigotà che anche da Acqua e Sapone o La Saponeria lì. Veramente, insomma, lo si può trovare ad un prezzo interessante. Spesso, ma fatemi sapere se un pochino la pensate così anche voi, il mascara singolo di Pupa Vamp negli stand dei vari drugstores ha un prezzo che secondo me in qualche modo viene caricato. Allora, anche qui abbiamo uno scovolino non in silicone. Adesso sì, magari me lo metto anche così, sì, no, ecco, meglio. Per chi ha piacere di fare uno screenshot mentre lo tengo in orizzontale e così per chi ha piacere di fare uno screenshot mentre poi io lo tengo in verticale. Allora, questi sono dei, ma in un certo senso sì, si possono chiamare anche dei dentini molto fitti. Un grande punto di forza di questo, che tra l'altro è il Pupa Vamp Explosive Lashes, è secondo me il pigmento nero, cosa che magari è un pochino comune anche ad altri mascara della, chiamiamola così, collezione Pupa Vamp. In questo caso un nero forte, un nero quasi assoluto, ma non esagerato. Se come curvatura che vado a secondare, preferisco Big Poppa, come poi diciamo, passatemi il termine, nero assoluto, decisamente questa versione di Pupa Vamp Explosive Lashes, sempre in combo, anche questo, e li tengo un po' così perché appunto ho piacere di fare anche questo screenshot con il mascara di Rimmel Wonderfully Real, mascara con, beh, diciamo semplicemente in italiano mascara con cheratina. Allora, poi eccolo qua. Questo è un mascara di Evelyn Cosmetics. Anche questi sono mascara parecchio low cost, cioè si trovano facilmente.
sempre in questa catena di drugstores Bipa, dove gli stand sono ben tenuti e piuttosto forniti in Croazia. Non ricordo se anche in Austria lo stand è presente. C'è anche lì appunto una bella varietà e insomma sì, il prezzo è al massimo di 8 euro. Con le offerte si può scendere anche sotto i 5. Attenzione qui, mando un bacio e saluto Veronica che ha avuto qui per un po' su YouTube il canale della bambina mai cresciuta, a non confondere Evelyn, che si scrive Eveline, proprio super all'italiana, che è un brand low cost, polacco, abbastanza conosciuto più che da noi nei paesi dell'est, ma penso che comunque online sia sia per quanto riguarda il make-up che la skincare e la body care si possa reperire molto facilmente sia su Amazon che su Notino, con Evelyn, poi la pronuncia qui è molto italianizzata ma scritto proprio Evelyn, che è sempre un brand low cost, soprattutto di, ma non solo accessori, make-up, insomma, un po' diciamo che riguarda il mondo beauty in generale, e che viene rivenduto esclusivamente da them. La pronuncia è effettivamente Evelyn, magari un po' italianizzata, un po' buttata così, però è decisamente simile. Poi se qualcuno ha dei dubbi, così vuole chiarirsi, eventualmente mi chieda pure nei commenti. Allora, anche in questo caso, eccolo qui, sì, lo si vede molto bene anche così, in questo, ecco, se non mi taglio magari la testa perché ho voglia di fare lo screenshot, scovolino con i dentini in silicone molto piccoli e molto fitti, e ve lo metto anche un attimo così, per chi ha voglia di fare lo screenshot mentre io tengo lo scovolino o applicatore del mascara, che dir si voglia, in verticale. E questo si chiama Evelyn Cosmetics Extra Lashes Extreme Volume and Care Mascara. Allora, anche questo, ad esempio, in combo con il Pupa Vamp Explosive Lashes, in combo con il mascara di Wet and Wild Big Pop. Io magari, ecco, lì riprendo questo per chi ha voglia di screenshottarli, e riprendo anche il Big Pop per chi ha voglia di screenshottarli. Allora, andando, ecco, a confrontarli con un altro mascara, che è quello che io utilizzo per primo nelle varie combo, che ha sempre i dentini in silicone. Se per quanto riguarda questo mascara preferisco la curvatura, che, cioè, anzi, scusate, come a seconda la bellissima curvatura che dà alle ciglia la laminazione ciglia, di questo preferisco il fatto che sulle ciglia lo scovolino è un pochino più delicato. Credo di essermi in qualche modo spiegata. Se poi, insomma, avete qualche dubbio o curiosità in più, assolutamente non esitate a chiedere nei commenti. E poi, quindi, quattro mascara, quattro combo secondo me decisamente interessanti, decisamente carine. Arriviamo ad un altro mascara di Evelyn Cosmetics, che in questo caso Reveal Lashes False Lash Effect Mascara Deep Black è il colore. Io vi faccio vedere lo scovolino così in silicone, con sì, sempre dei dentini abbastanza fitti. Ve lo rimetto anche in orizzontale, ma secondo me, o comunque per la mia esperienza, questo mascara
Tra questi cinque è un flop. Perché? E qui ve lo faccio vedere, vedete? Poi magari ne faccio vedere anche altri. Sto un pochino attenta, poi comunque dovrei avere la salvietta. Si muove troppo. È molto sgradevole l'applicazione sulle ciglia, sia superiori che inferiori. L'unico mascara con i dentini in silicone, il cui scovolino tende a muoversi durante l'applicazione, ma almeno per me non è assolutamente sgradevole, poi anche qui ho sentito altri pareri, è appunto lo Sky Eye di Maybelline, che se qualcuno si ricorda ho mostrato sicuramente in un altro video, ma è forse anche in più di un altro video tra quelli miei precedenti. Effettivamente, ti faccio vedere. Qua cerco di andare sempre con lo stesso dito, vedete? Si va a muovere molto meno o comunque in maniera più fluida, non balla di qua e di là. Andiamo a prendere lui. Questo si muove ancora meno, grande pregio, cosa che insomma quando magari andate e trovate anche online la prova provata, che qui adesso sto attenta, trovate online varie recensioni di mascara, non viene mai sottolineato questo aspetto che si evidenzia maggiormente con, anzi sì, quasi solo con gli scovolini, con i dentini in silicone, che però la sua importanza e la sua rilevanza quando andiamo ad applicare un mascara la fa. Quindi poi chi ha piacere, insomma, mi dica un pochino la sua, racconti qualche esperienza, mi faccia sapere giù nei commenti. Fatemi sapere quale tra i mascara vi ha colpito di più, se c'è qualche combo che vi ha incuriosito, se anche voi effettivamente applicate da un po', insomma, e sempre almeno due mascara, che tipologie a grandi linee, sì, poi insomma non si va a cercare il pelo nell'uovo, utilizzate insomma per chi ha piacere, insomma bando alla timidezza e che si esprima giù nei commenti. Io contentissima di leggervi e di rispondere. Chi invece magari non ha voglia di dire la sua o quant'altro, apprezzatissimo anche il saluto col cuoricino, la stellina e quant'altro, perché è sempre comunque un segno che siete passati e che comunque in qualche modo siamo riusciti a comunicare ed a interagire. Ringrazio i vecchi iscritti, i nuovi iscritti, tutte le persone che in qualche modo mi sostengono attivamente e concretamente in questo mio percorso su YouTube. Ringrazio chi ha visto il video fin qui. Io cerco di ricordarmi poi di lasciarvi anche il link diretto al mio profilo Instagram, in modo che chi ha voglia di andarmi a cercare anche lì senza rischiare di non trovarmi, cliccando il link mi trova subito. Sempre vari contenuti inerenti anche al mondo beauty, ma per motivi vari e per i motivi più disparati, lì parlo anche di argomenti o di prodotti di cui non sempre parlo qui su YouTube. E quindi, insomma, per chi è curioso o per chi ha piacere, mi potete trovare anche lì. Io vi mando un bacio grande, un altro e un altro ancora. Rieccomi qui con la prova provata della macchiolina di mascara. E per chi ha piacere, ma e spero insomma che siate in molti e molte. Ci vediamo. Ciao, ciao, ciao. Bacio, bacio. E ancora che insomma baci e sorrisi, in questo caso mascara, non sono mai abbastanza. Al mio prossimo video. Ciao!